Benvenuti e ben ritrovati, nuova edizione di Assieme a Noi, signori Priscilla. Sì, nuova edizione, nuova puntata, non esageriamo. Era una cosa un po' diversa. Volevo romperti le balle fin dall'inizio. Ah, guarda, ho Primiano Manduzzo, signore e signori. Ho gli occhiali. Ti sei preparato per bene? Ho le pinne, pinne, fucile e occhiali. Come sei grigio? Già è vero, oggi sì. Un po' di colore. Ma ci sente che il contrasto? Se lo so, ma sono metereopatica, vederti di fianco così grigio. Rappresento cos'è, un temporale? No. Sì. No, ma neanche, perché il temporale è qualcosa di forte. Ah. Sei luggio. 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 Clima londinese, ti va bene? Sì, bella Londra. Visto che tra poco ci liberi... no, andrai in gita turistica. Sì, vado ad Hogwarts. Ad Hogwarts, vado ragazzi. Ad Hogwarts, sì, tra due settimane, parto giovedì. Poi ad Hogwarts vado domenica 17. Oh! Sì, ho anche l'app del telefono, no? Ah! Col conto alla rovescia, all'Hogwarts Day. E ogni mattina mi sveglio, faccio la screenshot dell'applicazione, la mando al mio amico che viene con me, gli faccio, guarda che è giusto per sapere. Ragazzi, è avanti! Che meraviglia, avere 38 meraviglia. Anni e buttarli nel cielo, non sentirli, no? Ecco. La bacchetta è pronta? Sì, adesso me ne arriva anche un'altra, l'ho ordinata su Wish. Tu pensa Wish, mi è arrivata invece trasmittente brusata, nel senso... Ma certo, ma non si ordinano quelle cose su Wish, si ordinano le cagate belle che ti danno soddisfazione. Ho capito. A volte invece... neanche arriva la roba. Invece perché no, sei un dilettante, cioè non sai usare l'acquisto sul Attenzione. Web. Attenzione. Ho scritto l'assistenza rimborsata. Sì, ma sai quante volte mi hanno rimborsato la roba poi mi è arrivata lo stesso? Ma io ho detto, scusate, è la radio che come ne faccio? Come l'altro giorno, una mia collega, anzi la saluto, ciao, stanno riprendendo Primiano. Primiano non, riprendi me, Claudio, che sono più interessante. E la mia, ecco. La mia collega dell'aeroporto, ciao Jessica, che mi scrive, attenta a Switch, perché avevo anche donato la carta, ma già io ho l'account PayPal da mo. No, perché PayPal, PayPal tutta solo, la vita, quindi comprate tutti, cagate su internet, ma pagateli con l'account PayPal. A quello sempre, anche su Amazon, su eBay, tutto. Però ho voluto provare sto Wish, ma no, non per Merry cose Christmas, lì. Eccetera, eccetera. Ma non per quelle cose lì, per le cagatine. Sai che... Io ieri per sera l'ho serie, spenta, c'è Amazon. Stasera, a distanza di 24 ore, si è accesa da sola. Ma non è possibile, ho detto. Vabbè, meno male, mi hanno rimborsato. Comunque, prontamente. Vabbè, esatto. Vabbè, dopo le nostre disgrazie. Ma chiama le disgrazie, siamo Gesù, una famiglia. Di male. Ed come è bello. Ma gli dedica così tanti primi piani, che Claudio? Cioè, ma tu non sai che cosa gli ho promesso. Vedi, che sei cosa stata ti ha promesso? Ma no. No, nel senso, che qualche caffè in più, va bene? Ho detto, stasera facciamo il conteggio dei primi piani, mi raccomando, devo vincere su Priscilla. Ma come? Ma io te l'ho già offerto il caffè, Claudio, ma non esiste sta cosa. Sì. Claudio, non cambiare le camere, ehi! Madonna, cosa si fa per un caffè? Bene, vabbè. Allora, cronometro vivente, sì, abbiamo dica. Ancora quanti minuti? Ma me ne sto abbastanza un po' sbattendo, eravamo no, un po' in dire così. No, in teoria siamo a orario break. A orario break. Lanciamo il break, smettiamo di dire No, beh, c'è. Smettiamo di raccontare pulcinelle, diamo il break e poi rientriamo prima con gli ospiti. Prima del break, sì? Però, devo dire una cosa importante, perché vedremo uno spot... di uno speciale One TV che andrà in onda giovedì prossimo e del tuo amico Mauro Bravi che abbiamo registrato con il 19 di febbraio a Ceriano Laghetto con tutti gli allievi della scuola di musica e lo speciale è stato dedicato proprio alla scuola di musica La Città Sonora e si chiama Speciale One TV, La Città Sonora si presenta. Quindi vediamo lo spot, vediamo sì, il brecchino. Molto così, bello. Lo spot, poi il brecchino e poi torniamo con gli ospiti. Assolutamente sì. A dopo. A voi la linea, grazie Claudia, a te la linea. Is
mercoledì alle 21.30 Quei tre sul divano. Vi aspettiamo! Production presents Sanremo New Talent. The number one song contest for new talent. Music is life. Music is love. Music is everything. Sanremo New Talent. Are you ready? Let's go! Ben rientrati, eccoci qua. Che c'è? Ti aspettavo Sandra e Raimondo. Ti aspettavi una mia cattiveria? Invece sì, no. Mi aspettavo una tua cattiveria. Come te l'aspetti? Io non la dico. Infatti. Abbiamo gente nuova. Sì, hai visto? E neanche lavata con Perlano. No, che brutta battuta. Capite perché ci sono io? Sì. Perché se lo lasciate da solo fa delle battute di una tristezza. No, non è vero. Io invece sono molto più serio. No, sono molto più serio. È con te che stasera c'è. Ciao ragazzi, c'è baruffa nell'aria. C'è. Abbiamo l'onore. Abbiamo l'onore e il piacere di avere il club subacqueo Acquanauti di Bollate. Che operano grazie. A Bollate. Esatto. Buonasera a tutti, buonasera. Presentiamo innanzitutto il presidente, il nostro amico Marco Reali. Ormai sei diventato amico, ti avviso. Assolutamente sì. E chi viene qua dire... No, D'altronde. Si prende delle confidenze che non... Vabbè. Prendo le confidenze. Ma tu non sai quante volte ci si sente con gli ospiti, abbiamo organizzato... Poverino, mi spiace tanto. Ma perché poverino? Guarda, da co-presentatrice lo sento poco, tra l'altro, sì, va bene così. No, ma avevamo bisogno di sapere come muoverti anche. Amicizia di convenienza, esatto, lo capisco. Esatto. Ci presenti le persone che sono con te? Sì, allora, questi sono due collaboratori dell'associazione, Giampaolo, che è responsabile dei corsi subacquei di primo livello. Benvenuto. Buonasera a tutti. E Monica invece che è responsabile per quanto riguarda i corsi di Mermaid, che è una novità che abbiamo introdotto quest'anno. Benvenuta, ed è per questo che, apro una parentesi, siete qui soprattutto perché
ho saputo di questa nuova attività, io le chiamo attività di sirene, se è sbagliato? Sì, sì, no, è corretto, è la traduzione perfetta di mermaid. Ecco, siccome... Voglio sapere cos'è. Non sai che cos'è? No. Ai ai ai, sei poco informato. E vabbè, so tanto di tante altre cose. Cos'è? Cos'è? Raccontacelo un po'. Allora, il corso Mermaid o di Sirene, come dir si voglia, è un corso che unisce due aspetti fondamentali, diciamo, delle attività acquatiche. Uno è la parte di apnea e quindi diciamo anche una prodromica di subacquea, possiamo dire, e poi una parte invece di nuoto, più prettamente proprio di stile delfino. Per cui diciamo che è un corso che può essere aperto a una pluralità di soggetti femminili e maschili, quindi non soltanto le sirene ma anche i tritoni, nel cioè, caso il sirenetto tipo Zoolander, no? No, tritoni, non tritoni, tritoni. Zoolander lui era un sirenetto. Sì, va bene. Ci sono anche le sirene, i sirenetti e i tritoni. C'era anche loro l'uomo d'Atlanta, tu lo vedevi il telefilm l'uomo d'Atlanta? No, però presente Aquaman, no, ecco. Ciao te. Mi stai guardando? Chi Aquaman? Sì, porca miseria. Vabbè, continuando qua. E quindi diciamo che è un corso che può essere aperto a una vasta pluralità di soggetti. L'importante sono avere un buon grado di acquaticità, essere comunque abbastanza sciolti, disinvolti nella... Scusa, in acqua. No, Aquaman. Perché hai immaginato me fare sirenetto? Perché potrebbe venire una sera a provare se avesse no, voglia. No, no, non dargli quest'idea, ti prego. Non lo so perché mi è venuto in mente. Primiano, te lo giuro, non volevo. Beh, lo aspettiamo comunque. No! Ti sì. aspettiamo anche. Ma è ti no, ti che aspettiamo. Vi. Vengo io perché abbiamo concordato anche di realizzare, su parte tutto, realizzeremo uno speciale dedicato proprio a non alla a te vostra... che fai il sirenetto, a loro. No, no, loro, no, io vado a riprendere, io vado a riprendere, non mi si vede, tranquillo. Okay. Va bene, ma è anche, cioè, tipo nuoto sincronizzato, un po' simile a nuoto sincronizzato? No, nuoto sincronizzato no, nel senso che non ci sono delle composizioni delle figure, o meglio, si potrebbe eventualmente pensare a un'evoluzione in quel senso, perché però diciamo sono evoluzioni proprio... molto più avanti rispetto a quello che è l'inizio del corso vero e proprio, anche perché fare nuoto sincronizzato richiederebbe comunque delle specifiche, delle capacità ben più ampie. Ricordiamoci che essendo sirene abbiamo coda e pinna, quindi abbiamo praticamente le gambe sono prettamente unite e sono sempre guarda, sempre. Abbiamo una foto del compito. Aspetta, visto che tu sei esperta, ecco, mettilo davanti. Ma che bello, va. Ma che bello, fare sempre così la trasmissione, sì, così, va, che bello. E zitto, no, ma... Sì, ecco, ma che bello, ma è meraviglioso. Visto? Questo è, sì, diciamo, la divisa, il costume che abbiamo usato per il contest che si è tenuto il 9 di febbraio a Peschiera Borromeo, il primo contest a livello italiano. Che avete anche... Siamo arrivate terze, devo dire, è un buono risultato. Allora, ecco. È da lì che da buon giornalaio, come mi piace definirmi, non giornalista ma giornalaio, vi ho scoperto e subito vi ho invitati. Questa è la squadra che si è presentata al contest. Guarda, che ha vinto, è arrivata al terzo posto. Che non si vede bene, aspetta che cerco di avvicinarmi senza qua. Mandare fuori fuoco la camera. Sul sito nostro, sulla nostra pagina YouTube, eccetera. Troveranno queste altre. Andate sul sito per vederle bene. www.acquanauti.org. Oppure anche la pagina Facebook, sì, Acquanauti, piuttosto che il canale YouTube, dove ci sono queste e tante altre foto e filmati anche che sono stati girati sia in piscina durante i corsi, così ci si può anche rendere un pochino più conto di quello che sono in realtà questi corsi, e che sono state girate anche durante il contest. Ecco, l'attività la fate nella piscina comunale, piscina di comunale Bollate. Di Bollate al martedì sera, contestualmente con i corsi subacquei e l'attività anche di nuoto libero per i soci che comunque magari hanno già fatto dei corsi o vogliono anche solo tenersi in allenamento. Che bello, perché io penso, allora al di là di quello che può essere, cioè, proprio bello la soddisfazione quando riesci a fare una cosa con sta coda qua, ma io penso quanto ridere mentre ci provi. Guarda che non è da sottovalutare sta cosa, cioè tu allora, inizi sta cosa, secondo me vi divertite tantissimo, quante risate vi fate? Allora diciamo che intanto lo spirito con cui è iniziato comunque questo corso, grazie poi a Marco che ha voluto proprio, ha insistito per farlo cominciare, è stato un po' lo spirito del dire lo facciamo perché ci divertiamo, che poi penso che sia un po' lo spirito che abbiamo un po' di tutte le sere in tutti i settori del corso. Dell'associazione nostra, quella perché di comunque stare insieme, bene o male,
prettamente adulti, e quindi dopo una giornata di lavoro, insomma, non perché è che bisogna avere... piegata in due da ridere solo a cercare di infilarmela la coda, cioè... Allora le adesso hanno preso la mano e vabbè, ormai sono, però stato... i primi tempi sono stati abbastanza abbastanza impegnativi. Pensa, io ho chiesto, sai che io sono andato, scusa, a... ma io mi giro, continuo a vedere no, la coda, la sirena la faccio. Ma porca miseria stasera. Comunque io ho parlato con un aspirante sirena che ha fatto la prova da voi e devo dirti, vi devo dire che è stata molto contenta e meravigliata, perché si è trovato innanzitutto un gruppo di amici, anche se qualcuno le conosceva, ma un gruppo di amici, ed è stato divertentissimo fare la prova con la monopinna, insomma, infilarla, che ci è voluta una vita per metterla, per togliere non ne parliamo. No, per togliere è un po' più semplice, essere onesti, per togliere è un po' più semplice, l'infilare e l'infilare, e comunque eccetera, si è divertita moltissimo e a breve magari si iscriverà. Sai che anche dei brillantini. Ma non i brillantini, ma dai. Beh, abbiamo... per il futuro contest, nel caso in cui voleste quello provare l'esperienza del tritone. Devi fare la sirena. Io? Ma io non... chi parla di me? Io ah no, di la te. Sirena dell'ambulanza, lei è io bravissima di te. Lei. Guarda che qui nessuno mai è bravissima. Di me. Io parlavo di te, comunque. Ecco. Scusate, al di là di questa divagazione sulla sirena e su Primiano Sirena, parliamo del reso, cioè la subacquea, ecco, esatto. Dunque passiamo. Noi siamo nati come club subacquea per fare i corsi subacquea, nel senso, un gruppo di amici, facevamo tutti subacquea, ci siamo trovati e abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura. Sì, e insomma, dal 2002 ad oggi... Ne è passata di acqua. Sono passati, abbiamo brevettato quasi 150 subacquee in questi anni. E, insomma, il lavoro di Gianpaolo Fortunato e degli altri istruttori è stato veramente ben pagato, sì, nel senso, sì, ben premiato. Pagato sembra è una che senza fine, esatto, bravo. Dunque togliamo il pagato, premiato, no, ripagato, senso, che ripagato è diverso. In soddisfazione. Facciamo corsi da più giovane, ha avuto 11 anni ed è stato uno dei migliori allievi che abbiamo avuto. Pensa. E forse il più anziano aveva quasi 70, per quasi cui 70, sì. Diciamo che i due estremi sono state le persone che sono quasi riuscite meglio come soddisfazione e come risultato finale. Ecco, Priscilla vuole imparare a far subacquea. A me lo dice, lui vuole farla sì. Dunque, che consiglio puoi dare? Allora, parliamo proprio. Noi seguiamo un calendario scolastico molto simile alle scuole, perché partiamo a settembre e finiamo a giugno. Okay. Quindi, quello che suggeriamo noi è sempre di venire senza impegno da noi a fare una prova, ovviamente gratuita, certo, per capire prima di tutto che effetto fa provare a respirare sott'acqua. Ovviamente lo facciamo in piscina, perché sarebbe un po' più complicato farlo al mare, e se il risultato è positivo, in genere siamo al 90% di diciamo adesioni dopo che hanno fatto la prova. Se sopravvivi, se non muori soffocato sott'acqua, cosa che io sembra una mezza foca, potrebbe anche capitarmi. Ah sì? Sì, no, io... Quando è che vai a fare la prova? No, sto scherzando! Sei tu che devi fare il sirenetto. Ma la cosa curiosa è che in realtà è molto semplice respirare sott'acqua con le bombole. Poi noi come requisito, un po' come per la sirena, chiediamo un minimo di capacità acquatica, anche il nostro standard prevede che uno deve saper nuotare, perché sennò dovrebbe anticipare un corso subacqueo. Fare il subacqueo, certo. Subacqueo con i braccioli, ecco, magari. No, la prova è innanzitutto è respirare, utilizzare l'apparato di respirazione, che è composto da bombole, erogatore, giubbotto che sostiene insomma la bombola e tutto, certo, l'apparato, in pochi metri della piscina, quindi in assoluta sicurezza. Se l'esito è positivo, si prosegue con il corso, che è un programma didattico molto tranquillo, perché partiamo da settembre, ottobre e finiamo con l'arrivo dell'estate, ovviamente con delle immersioni al mare. Ecco, perché non facciamo solo le cose in piscina, fortunatamente. Immaginavo che in che località al mare solitamente... Ma allora, dipende un po' dalla durata che si vuole dare all'uscita. Se si va in giornata privilegiamo la Liguria per ovvi motivi, certo. Su weekend lunghi organizziamo anche magari in Toscana, adesso per esempio a settembre andiamo all'Isola d'Elba, e poi ovviamente se possiamo andare via una settimana, Mar Rosso, altre destinazioni tropicali. Dove c'è qualche pesce in più colorato da vedere. Dipende anche dalla stagione poi, no? Perché certo. Se uno vuole andare magari d'inverno e fare un periodo di una settimana, ovviamente magari non va in Liguria, ecco.
E le sirene invece solo in piscina o nei contest e così via o qualcosa? No, allora adesso vedremo un po' i progetti eventualmente per la prossima stagione, nel senso che in realtà ovviamente l'allenamento settimanale, quindi costante, rimarrà sempre in piscina, perché sempre per gli ovvi motivi, certo, per i quali a Milano non c'è il mare, quindi diventa un po' complicato. Eventualmente potremo pensare delle uscite apposta, ed eventualmente si potrà anche pensare, magari insieme ad altre scuole della zona, di organizzare una sorta di piccola gara o comunque di contest, magari sempre in Liguria, più che altro perché la zona è sempre più comoda per noi, però si potrà anche pensare a un evento in acque libere. Questo nulla lo vieta, come se fosse una sorta di traversata. Visto, certo, che lui ha parlato di età, adesso io sono curiosa, io sono affascinata da sta cosa della sirena. Qual è l'età della sirena più giovane e di quella meno giovane? Che range allora, abbiamo? Noi abbiamo come range, i nostri sono più o meno 22-23 anni la più giovane, e poi arriviamo alla cinquantina, su quelle quindi un po' più su. Quindi però diciamo, abbiamo comunque un range allora giovane. Allora hai speranza di fare la sirena? Pensa, dall'ambulanza magari anche quella dei vigili del fuoco, visto che sei anche rossa. Io continuo a vedermi Primiano con la pillola. Ecco, più continui, più... Cioè, proprio tipo l'idratazione, la fonte della bellezza. Cioè, ti vedo proprio... Beh, è bellissimo. Sì. No, ma sono anche più pacata del solito, non vedi che sono tranquilla. Sì, stasera. No, infatti... Quando... Quando... È perché le dico mirate, no? Aspetto e poi... Aspetti... Sì, è come il tridente del tritone, no? Sì, nel sedere. Stasera parliamo solo di acquatica. Sì. Come ti è venuto in mente di unire tutte queste belle cose? Cioè, è stata un'idea tua? No, Ti sei trovato già con la pappa pronta? No, beh, con la pappa pronta no. Devo dire che questo è ormai un secondo lavoro. Ok. Non remunerato, anzi, al contrario, come quasi tutti. No, devo dire la soddisfazione da questo punto di vista sono comunque tante. No, non è stata un'idea mia. Ci siamo trovati, noi ci siamo conosciuti facendo dei corsi subacquei in diverse realtà. Ci siamo trovati per caso facendo un viaggio tutti assieme su una barca in Mar Rosso e parlando, ma perché non proviamo a... E allora, quindi siamo rientrati e siamo partiti con questa cosa qua, quindi cerca la piscina, cerca le attrezzature, metti in piedi l'organizzazione, anche perché questo non è facilissimo, trovare anche la piscina disposta a darti gli spazi per poter fare questa attività, e insomma, però c'è stato un bel lavoro da parte di tutti quelli che sono partiti con noi e la famiglia si è allargata. No, poi è bello sapere che anche in una zona come quella di Milano, no, dove appunto non c'è il mare, però ci sono tante persone che comunque hanno voglia di fare attività acquatiche. Assolutamente sì, c'è Lombardia, Milano, eccetera, i subacquei sono tanti. Siamo degli amanti del mare, sì. Forse proprio perché non lo abbiamo. Come una cosa che non hai, allora la vorresti, questo, no? Sì, anche. Ma è anche un'esperienza... Se ho degli amici che hanno il brevetto. Scusa. Ancora? Ma no, madonna! E che c'ho sta foto qui? Insomma, cambia foto! Ma se va, non è che ha una mia foto, eh? Dai, è ragazzi! Sirene, cioè, non cioè è io che... ce lo vedo, Primiano, ma così. No. Voi no? No. Vabbè. Stavo dicendo, ho fantasia. Amici che hanno il brevetto di subacqueo e hanno detto che veramente è da provare, perché è un'esperienza diversa. Soprattutto quando si va in Liguria, non dico Mar Rosso, che per eccellenza è il posto migliore, però anche solo andare in Liguria in determinati posti, lui mi parlava che ci sono dei relitti proprio in Liguria dove vengono visitati per durante le esercitazioni subacquee, è qualcosa di particolare. C'è anche il Cristo sommerso a San Fruttuoso che si va. Esatto, anche, sì, insomma, sì. È qualcosa di particolare perché sotto è un altro mondo. Assolutamente. La Liguria è molto ricca di relitti, ha dei relitti a profondità impegnative, ma anche relitti un po' meno profondi, che possono essere fatti anche da persone che seguono dei corsi non professionali. Mm. Noi facciamo dei corsi comunque a livello ricreativo sino al primo livello professionale. Ah, dunque c'è anche il patentino. Sì, perché poi comunque oltre una certa profondità è più rischioso, è più complesso, e quindi anche noi preferiamo tenere sempre un profilo, diciamo, nello stato. Noi diciamo ricreativo perché preferiamo divertirci rispetto al resto.
E volevo aggiungere una cosa sul discorso delle immersioni, perché se a uno gli piace viaggiare come a tutti noi, quando uno va a visitare un paese e magari c'è anche il mare, dopo aver visto tutto quello che è nell'entroterra, certo, vede anche quello che c'è sott'acqua. Quindi è una grande opportunità poter... Mare e monti, insomma. Mare e monti. Da un'altra prospettiva. Anche da un'altra... Infatti. Insomma, prossimo contest delle mie sirene... Ormai sono diventate mie. Allora, probabilmente, con ogni probabilità, saremo all'anno prossimo, ormai quindi sì, probabilmente 2020. Salvo che a qualcuno non venga in mente di organizzarne uno in sessione autunnale nel 2019. Era rivolta lei, Presidente? Chiama Primiano nel caso, gli infiliamo una coda e via. Ma non a me, io pensavo che chiama Primiano che realizza uno speciale così. Anche, no, la coda. Quello è quello, però se effettivamente volete provare, potremmo anche lanciare questa cosa, spingere sui tritoni, visto che è una cosa che invece non... Quanti tritoni ci sono contro sirene? Allora, attualmente nel nostro club abbiamo soltanto avuto un paio di prove, diciamo, non ancora tritoni ufficiali. Dai, Primiano! Ufficiali no. Però devo essere onesta, al contest in effetti qualche tritone si è visto, due o tre tritoni si sono visti, che hanno anche gareggiato. Con la corona e il tridente. Io faccio solo il tone, non il tri. Il tone sì, il tri no, mi spiace. Siccome purtroppo il nostro tempo sta scadendo, sì, è vero. Ripetete un po' i vostri contatti, di modo che se diamo le persone vogliono mettersi la coda o fare i sub, sanno dove trovarvi e come. Ci trovano tutti martedì sera alla piscina comunale di Bollate in via Dante, centro sportivo in sport, oppure ci possono contattare andando tramite il nostro sito www.acquanauti.org, oppure la pagina Facebook o il canale YouTube, e poi mandarci una mail o una telefonata. I contatti li trovano su questi, certo, su questi riferimenti. Oppure chiamate Primiano, perché è una questione di tempo. Esatto, stavo dicendo. Oppure chiamate qua e Primiano indirizza. Esatto. Allora, Google Maps, Bollate, ecco. Baranzate, dipende da che parte arrivate. Allora, al semaforo o di Ospiate o quello prima, se arrivate da Salonno, dunque primo o secondo, sempre dritto, cos'è, neanche 500 metri, girate a destra, e trovate la piscina comunale di Bollate. Io voglio chiamare la Tom Tom, di modo che facciano il Tom Tom con la voce di Primiano Manuzio. Detto no, questo, no, vi ringrazio per essere stati qui. Grazie a voi dell'opportunità. In quella piscina, no, i miei figli ci hanno fatto la festa di compleanno. Io la conosco. Vabbè, non è colpa mia. Spappinare, no, infatti, neanche mia, ma guarda un po', sono qua comunque, va con te. E niente, allora, spero di rivedervi, se si scatena un contest con la pinna venite a parlarcene. Assolutamente, ci aspettiamo in piscina, provare, anche solo per venirci a trovare. No, io vengo solo per venire a salutare di persona le amiche sirene, va bene, gli amici subacquei, magari la prova di sub, forse... Mi potresti fare io faccio però effettivamente, se si prova si riesce anche a parlarne poi meglio, per cui se l'esperienza diretta provare per credere, come diceva qualcuno, potresti fare le due cose insieme, ma non t'allarga va bene, niente, sto divagando, chi lo sa può darsi. Siamo già però in ritardo sul ritardo, vedremo, te. Siamo già in ritardo sul ritardo. Grazie ragazzi, grazie a voi. Ci vediamo prossimamente perché continuiamo a sentirci volentieri. Attenzione, terza volta pigiama, perché è la nostra legge, io non vi avviso. Non sono neanche siamo la seconda. Siamo in ritardo di due minuti. Pubblicità, Claudio, ci vediamo qua tra poco. Audio e video a te, Claudio, grazie. Grazie.
Spinelli Production presents Sanremo New Talent. The number one song contest for new talent. Music is life. Music is love. Music is everything. Sanremo New Talent. Are you ready? Let's go! Tutti i mercoledì alle 21.30 quei tre sul divano, vi aspettiamo! Ecco qua, allora apriamo subito perché c'è stato un sondaggio nella pubblicità. Primiano sì, Primiano no, Tritone ha vinto i no, eh? Io ve perché lo dico. Perché ha vinto il Primiano tritato. No! Ma perché stasera? Così impari. Va bene. Abbiamo parlato qua di sirena dei pompieri. No, guarda che meglio. Allora. La faccia, ma che meraviglia. Va. Allora, aspetta, le speranze prime, però c'è da dire una cosa. Sì. Scusi. Dimmi. Devo abbassare? No, perché così si vede il logo. Ah, ok. E non si vede il logo. Era fatto apposta. Presenta così. Ok. Sì. Signori, dopo un anno, e possono testimoniare, loro finalmente li ho qui con me in studio. L'associazione sportiva, calcistica e non solo, Speranze, primo le di Garbagnate Milanese. Oh, benvenuti. Grazie. È Federico De Fezza, presidente, fa le veci del presidente, esatto. Che è il suo papà. Sì, Luigi. Luigi, che salutiamo, che sicuramente ci sta vedendo. Ciao. Ciao, presidente. E poi abbiamo Massimo e... Massimo e Simone. E Simone. Esatto. Hai visto che mi sono ricordato i nomi? Hai visto? Sì. Allora, Primiano, tutto bene, no? Allora, raccontiamo un attimino. Esatto. Visto che ce l'hai fatta pagare per l'anno. Cavolo, un anno, un anno! Vi siete fatti desiderare. Sì, sì, lo dico un po' a tutti, che il nome nostro è Speranza Primule. Allora, perché dicevo Speranza, perché Primule. Purtroppo tutti si confondono con le primule, perché essendo... C'è la finale, allora c'è un po' di confusione. Capito adesso? Ma ok? Sì, sì. Diciamo che il nome si divide in due per l'aspetto che occupiamo. La speranza è più legata all'aspetto calcistico. Le primule riguarda il pallavolo femminile. Ok. Perché fanno sia attività di calcio, calcistica che pallavolo. Esatto. E oltretutto, se non mi sbaglio, prego. Il pallavolo sono anche... Siamo in prima divisione. È vero? Sì, è un bel gruppo, sono 15 ragazze. Molto forte. Tre istruttori le seguono e è un bel gruppo, sì. Abbiamo conquistato due stagioni fa, se non erro, la seconda e poi la prima divisione e riusciamo a mantenerla, quindi è un bel risultato. È un bel risultato. Sì, sì. Garbagnate, hai visto cosa abbiamo qua? C'è voluto un anno. Però, ti ho portato dei campioni. Al di là del buon senso di dar del lungo a Primiano per un anno, cioè immagino che non siate venuti perché quest'anno avete avuto un sacco di cose da fare. Siamo... Non è solo quest'anno, ma è un paio d'anni che anche con l'affiliazione al Carpi Academy, per la precisione, abbiamo molti incontri, oltre che formativi, anche organizzativi. Certo. E anche con la nostra federazione, delegazione di De Legnano, siamo molto presenti e purtroppo per altre ricorrenze. Quindi però di necessità virtù, siamo Manduzio va tranquillamente in seconda fila e lo capisco. Va bene, ma sono contento perché hanno una bella società sportiva, fanno divertire molti ragazzi. Ricordiamo un attimo, voi siete presso l'oratorio San Giovanni Battista, Garbagnate Milanese, in via Fametta 3.
Occupiamo con l'80% dei nostri tesserati quello spazio. Abbiamo due campi, uno in erba naturale dove possiamo giocare un 9 contro 9, un 80 metri per 42, e un campetto fatto in sintetico dove lì possono giocare i bambini più piccoli, quindi 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5. Range di età, l'ho chiesto prima, range te lo di età, chiedo andiamo dai 2013 ai 2003. Quindi andiamo da, esatto, da scuola calcio, piccoli amici, agli allievi, e ci fermiamo qui, ecco, non abbiamo una juniores e una prima squadra. Questo è il primo anno dopo un bel po' di stagioni che abbiamo scelto di non fare una prima squadra, e semplicemente per un motivo organizzativo e di priorità della società. Quindi vi concentrate sui bambini. Esatto. Vi concentrate sui bambini, che poi in quella zona particolare di Garbagnata ce ne sono tanti, perché Quadrifoglio, l'oratorio San Giovanni, insomma, è pieno di ragazzini proprio piccoli, tra virgolette, non me ne vogliono. Ma crescerete, sarà dura. Sì, guardate come ci si riduce poi col passare degli anni. Infatti, nelle ultime tre stagioni abbiamo avuto una maggiore affluenza proprio su quell'età lì. Quindi vi siete concentrati dai 5 ai 12 anni, ecco. È la maggior partecipazione. Mentre per la pallavolo. A pallavolo, discorso diverso, da quest'anno abbiamo solo la prima squadra, che è la prima divisione che abbiamo parlato prima, e purtroppo magari per scelte di famiglia o comunque non è che possono giocare tutti in una società, comunque sono state delle scelte. Quest'anno rimaniamo solo con la prima divisione, però abbiamo avuto nei scorsi anni tutte le varie categorie sotto, anche con la pallavolo. Ma ci si allarga, si migliora, no? Sì, sì, ma le cose variano e migliorano. Qualcosa di diverso. Certo. Meglio che si può. Allora, facciamo parlare anche i tuoi collaboratori. Inizierei con l'allenatore. Lui è Simone. Sì. Lui prego, con Simone, poi passiamo. Sì, allora, Simone. Io allora posso dire di essere uno degli ultimi arrivati in società. Ho cominciato a settembre dell'anno scorso. Casualmente mi ritrovo nella Speranza Primula perché cercavo una squadra per i miei figli. Appena entrato in società, insomma, ho respirato subito un'aria di familiarità e di serietà della società, tanto che mi ha spinto quasi subito a chiedere di poter dare una mano, visto che ce n'era magari bisogno, però comunque sono stato io a propormi, proprio perché sono stato colpito proprio dai valori della società. E mi ritrovo quindi a allenare la squadra del 2011, principalmente mi occupo dei portieri, dei ragazzini che fanno i portieri, e anche perché in passato da giovane, da quando facevo il portiere, quindi un po' di esperienza c'era. Che è un ruolo importante e sottovalutato, secondo me. Allenatori principali molto della squadra, appunto, a far crescere i ragazzi, perché soprattutto in quell'età lì poi è molto difficile avere dei ragazzi che siano già bravi a stare in porta, e quindi cura un po' meglio quella parte lì. Niente, devo dire che è molto bello allenare i bambini, io non me l'aspettavo sinceramente di essere... Ti dà soddisfazione, insomma. Una soddisfazione particolare quando poi i bambini con molta allegria vedere quella faccia sorridente dopo una parata, per me mi paga... Infatti, del lavoro fatto. Insomma, sei entrato come genitore, e rimani come allenatore. È stato risucchiato. Tu invece di bello che fai? Allora, io sono entrato anche l'anno scorso come dirigente della categoria 2011, e poi mi occupo di tutta una parte nuova, di un progetto di cui poi vi parlerò, relativa al marketing e comunicazione. Per me essere entrato in Speranza era una cosa abbastanza ovvia, perché ho giocato 11 anni in questa società quando ero giovane anch'io, quindi rivedere mio figlio oggi con la stessa maglietta che avevo io, ovviamente hai una motivazione in più per fare qualcosa, appunto, di nuovo. Quest'anno appunto ho collaborato con tutto il consiglio direttivo per un progetto che ho chiamato Speranza 2.0, che si riferisce al rifacimento di un sito internet nuovo, quindi ottimizzato per essere visto anche da telefono, dove all'interno abbiamo un piano editoriale di una sezione blog, dove abbiamo creato più coinvolgimento sia all'interno dello staff che all'interno poi delle famiglie. Esatto. Quindi in questo caso noi ogni lunedì, ogni martedì pubblichiamo quella che è la cronaca delle partite, con foto naturalmente allegate, e il commento dell'allenatore. Questo
permette naturalmente alle famiglie di vedere anche un articolo del proprio figlio, no? Quindi sui social sappiamo tutti che condividiamo il gattino, il bagnolino, no, certo. Ancora meglio se coinvolti a pubblicare quella che è la partita. Te giocavi a calcio da bambino? Sì, giocavo a calcio e facevo l'ala destra, cos'è, il numero 7 se non mi sbaglio. Il 7 è il numero fortunato, senza, sì, la coda da sirena. Ti ci vedo un po' come Corsa dei Sacchi, no? Ma no, ero bravo. Stasera sono fantasiosa. Devo dirti, e creativa. La verità è che ero bravo e mi ricordo, arriviamo 30 secondi ai nostri ospiti, ma c'è un motivo perché parliamo io e te, sai che diciamo ma sempre. Ma perché tutto. Devi sempre dire tutto, Madonna? Perché c'era un problema col microfono e prontamente il nostro Claudio è venuto lì a sistemarlo. Ne siamo usciti puliti, eh? Tu dimmi se lo deve dire. Ma io lo faccio apposta. Che noia, adesso vabbè, abbiamo risolto il problema. Stavo dicendo, però questo, fammi finire. No, sai perché? Perché non ce ne frega niente che eri bravo, era tutto un escamotaggio per sistemare il microfono. Ti è così. Allora. È una bellissima cosa perché dai la possibilità, come dicevi, ai genitori di venire, per dire, il lunedì, sabato e domenica alle partite, il lunedì di vedere le foto del proprio figlio, magari poterle scaricare, vedere una cronaca scritta, insomma, posso aspettare l'articolo, se esce l'articolo sul settimanale locale e così via, lo vedono direttamente il lunedì, insomma, sì, certo. Hai accorciato un po' i tempi della comunicazione. Esatto, chiaramente poi con un mood anche abbastanza divertente, perché naturalmente sull'agonistica ci andiamo naturalmente a entrare più nel dettaglio su quella che è la cronaca, l'eventuale best player, che quindi va a dare anche una motivazione all'interno della squadra. Per quanto riguarda l'attività di base ci concentriamo più ad avere uno spirito molto più divertente e anche a vedere quello che è la sconfitta, che a noi interessa poco, come modo per poterli motivare e vedere la settimana dopo magari quella palla non stoppata il ragazzino l'ha fatto e quindi premiarlo per quella, per quel piccolo gesto che ha fatto, che comunque per noi vuol dire tanto. Beh, è una bellissima idea, una cosa che non avevo mai sentito, devo dire, sì, la verità. È un coinvolgere le famiglie su un punto di vista che un po' si dimentica adesso, perché magari si aspetta appunto il giornale magari del lunedì, oppure invece no, abbiamo creato un nostro sistema e le famiglie sono molto soddisfatte di questo, perché possono appunto essere protagoniste. Quello sì, c'è la possibilità di commentare tutto, insomma, a posto di avere la pagina Facebook, cioè magari c'è anche quella, però avete voluto fare un canale magari più diretto, un po' più intimo, magari Facebook lo possono vedere tutti, anche qua sul sito internet lo possono vedere tutti, però è un po' più dedicato, familiare, dedicato. Sì, poi i due canali si parlano naturalmente, così come Instagram, certo. Perché ovviamente poi uno rilancia l'altro, però a quel punto se su Facebook è più creato per commentare e condividere, quindi creare anche la viralità del brand Speranza Pimole, sul sito è una cosa molto più nostra, o comunque abbastanza istituzionale, quindi era giusto averlo anche lì dentro. Certo, insomma, tanta gente che vede il vostro sito, tutte le famiglie immagino. Sì, c'è una bella partecipazione. Una bella partecipazione. Bene, allora mettiamo che c'è qualcuno che ci sta seguendo, una mamma o anche un bambino che lì davanti alla televisione, non vedo perché dovrebbe guardare Primiano Manduzzo a quest'ora della sera, però ammettiamo che per assurdo ci sia un bambino che sta guardando la TV e dice, ah, io voglio andare a fare calcio, dov'è che vi contatta? Cioè, ci sono delle selezioni immagino, cioè se uno... Non penso che arrivino tramite il nostro bambini sito. E ve li prendete tu, sì, tutti. Ma vediamo un po'. Cioè, tipo, se arrivavo io da bambina, credimi, cioè potevo fare tutte le selezioni del mondo. Ma te, però non penso che da quel che mi risulta, nessuno è tornato indietro. Chi ha bussato alla loro porta non è mai tornato indietro. Fossi presentata con qualche tua amica, avremmo fatto una squadra femminile. Ecco, ci sarebbe stato che carini. No, ma... Cioè, anzi, non escludiamo questa possibilità. Perfetto, senso... quindi anche bambine no, esatto. Assolutamente. Esatto. No, anche perché comunque è un aspetto che sta crescendo tanto nel mondo, più che in Italia forse. Quindi, dunque, Garbagnate Milanese, zona Fametta, Oratorio San Giovanni Battista. Esatto. Lì se ci vogliono trovare fisicamente, siamo lì tutti i giorni perché alternando i giorni in settimana abbiamo tutte le categorie che si allenano, quindi dalle 17.30 alle 20 siamo lì. E operiamo anche sul campo in via Nazario Sauro, che è un campo comunale, quadrifoglio, dove lavorano le due squadre agonistiche, giovanissimi 2005 e allievi 2003. Che è poco distante dal laboratorio.
500 metri? No, per l'esattezza 400. 400? Google Maps, attenzione, lui sa tutto di tutti. No, non lo so. No, no, però siamo molto però... vicini. Ecco, diciamo che il quartiere Quadrifoglio divide due campi, certo. Quindi rappresenta un po'... E il quartiere è proprio nel centro, è diciamo, centro. Voi siete nord o sud, dipende da che parte da si che arriva. Parte sei, di conseguenza, e sì, anche, sì. Sono anche belli comunque, ben illuminati. Sì, sì, quello sì. E quindi mi raccomando, mandate tutti i bambini a fare un po' però di... Però ricordiamo... No, altrimenti il sito gsperanzaprimule.it... Aspetta che faccio rivedere la... tienimi la cosa. Claudio, vieni qui, inquadrami. Sì, no, guarda, aspetta, di qua, stare, così, ecco qua. Anche Primiano, dunque, ecco. Speranze Primule, www.gsperanzaprimule.it e all'interno troverete tutti i contatti e... Se no, in alternativa rompete le balle a Primiano, come sempre, che tanto lui non ha niente da fare. Cioè, vi accompagno io, visto che sono a Garbagnate, vi accompagno io. Bene. Esatto, cioè vi porta strada. Esatto, no, li porta proprio di persona in braccio, anche in spalletta. No. Così almeno fai un po' di esercizio fisico, no? Ah, a spalletta. E non vuoi metterti la coda, Primiano, insomma, l'età avanza, ti devi tenere un pochino in forma, se no... è che loro, purtroppo in squadra, sei troppo vecchio, non ti prendono, Beh, potrei entrare come allenatore, che ne sai? Vedo il terrore di finire gli occhi, no, ragazzo! Stavo immaginando. Non immaginiamo un po' troppo, rimaniamo sulla realtà. No, era uno scherzo, vi accompagno se avete problemi, vi porto io nel campo, che oltretutto è anche un bel oratorio. Sì. Sì, sì. Ho fatto tante feste di compleanno dei figli in quell'oratorio. Dunque, è cresciuto anche tanto piscina, negli ultimi anni. Cioè, sì. Anche nella piscina. Tu fai fare compleanni ai figli e poi ti porti a casa. Cioè porti gli ospiti, hai visto? Ma no, ma questo si parla che di anni or sono. Posso dire che non dimentica un elefante Primiano Manduzio, cioè si lega le cose. Ma è giusto che delle eccellenze, le nostre eccellenze territoriali e associative e non solo, come ben sanno i nostri telespettatori, è giusto che vengano qua a sedersi assieme a noi. Per me è stato un piacere conoscervi. Mi dispiace che voi abbiate dovuto avere a che fare con questa persona. Se avete paura, lo capisco. Fate bene ad averne. Se abbiamo scaduto il tempo, grazie a loro, grazie. Possiamo liberarvi della sua presenza. Tornate a raccontarci. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Non escludo che qualche volta magari venga a riprendervi mentre fate le partite o gli allenamenti. Io bazzico da quelle parti. È una minaccia questo. Ma no, è perché è vicino anche agli studi di Radio Panda. Sì, sì, siamo lì proprio. Capito? E di conseguenza, siccome sono se ogni tanto vado là e così via, è il mio territorio. Permetti che vada a trovare io i miei amici. Il territorio di caccia, signori e signori. Va bene, andiamo, basta. Grazie ragazzi, ci vediamo. Grazie a voi, presto. Audio e video alla regia, però prima chiedo al nostro amico che abbiamo di là, Claudio, dopo che è mandato lo spot, se ci rimandi lo spot del speciale One TV. Non ho capito niente, ma lui sa. L'importante è che abbia capito Claudio. Ciao, ci vediamo qua tra poco per i saluti finali. A tra poco, grazie. Arrivederci.
Jeffis Paganelli Production presents San Remo New Talent. The number one song contest for new talent. Music is life. Music is love. Music is everything. San Remo New Talent. Are you ready? Let's go! Mercoledì alle 21.30 quei tre sul divano. Vi aspettiamo! Eccoci qua. Beh, una puntata frizzante, e ancora sta pinna. Vabbè, me la sono voluta. Salutiamo i nostri amici acquatici. È stato bellissimo sapere che c'è qualcuno che va in piscina con la pinna. Speranza Primule. Esatto. Vedi che questa volta l'ho imparato. E poi c'è la Speranza Pinna. La Speranza Pinna. Che è la mia speranza di vedere Primiano con la pinna da sirena. Ma che ti starebbe? Pinne, fucili e occhiali. No, solo la pinna. Il solo fucile pinna. Lo prendo io. Sì. Mamma. Ah, ok. Qui ci vengono. Abbiamo dei suggeritori che entrano. Si apre la porta. Egoiste. Ok, va bene. No, è che c'è una cosina, c'è sì, allora, un promino da mandare. La mandiamo subito, poi beh, rientriamo. Diciamo ciao. No, io, no, io direi. Ormai i tempi sono stretti. Noi salutiamo e vi lasciamo con un bel promino. Col promo del nostro di giovedì prossimo, speciale One TV, dedicato agli allievi, alla scuola di musica, la città sonora. Infatti si chiama La città sonora, si presenta. Ciao, quella, maestro Bravi. Ecco. Ciao. Vabbè, sarà qui giovedì prossimo. Ma bene? Io non so se ci sono. Oh, che bella notizia. No, stavo dicendo, mi dispiace. Maestro Bravi, lascio a lei il compito di tenere a bada Primiano qualora io non riuscissi ad esserci la prossima settimana, perché ecco. Di lei mi fido, lei sì che è una persona seria. Caro il mio maestro Bravi. Ok, sono rovinato. Va bene. Okay, perché l'autorizzo a trattarlo malissimo. Vai. Ha la licenza di uccidere, maestro Bravi. La miseria. Sì, esatto. Va bene, se volete divertirvi, conoscere e sentire Priscilla che vi prende sempre in giro. Che è la parte migliore della trasmissione, tra l'altro. Vi aspetto giovedì prossimo alle 21.30, sempre qua in diretta dallo studio 1 di One TV. Vediamo il promo. Ciao a tutti. Ciao.